Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ecco, non solo Luca ha deciso di non presentarmi per non spezzare la magia creata dalla, dalla, dal talk della ragazzina, no? ma mi ha anche messo a parlare. Dopo eh, con lei che evidentemente è la più dotata fra gli speaker che oggi, che oggi avete sentito. Da testa a testa, da testa a testa. Ora eh, Togliamoci subito un, un possibile equivoco. Le teste di cui parlo non sono la mia e la vostra, non è qualcosa che dalla mia testa io voglio fare arrivare alla vostra. È la storia di due teste: quella di un ingegnere e quella di una bambina. Un ingegnere e una bambina. Per uh, uh, capire un pochino uh, di cosa sto parlando, facciamo un passo indietro e uh, Partiamo da una domanda che sicuramente qualcuno di voi o tutti voi vi, siete, vi sarete posti davanti a un oggetto, un prodotto, un servizio o qualche cosa. E la domanda è, ma com'è possibile che questo costi così poco? Costi così poco? Un cellulare, un cestino di mirtilli che vediamo che arrivano dal Cile, lo trovate qui in mercato, eh? Ci chiediamo, ma com'è possibile che costi così poco? Questa è una domanda intelligente perché sposta l'attenzione, da quello che si chiama valore attribuito dall'utente, in quella che, che gli anglosassoni eh, usano chiamare user perspective, al valore commisurato alla quantità di investimento che è stata necessaria per produrre quel qualcosa o quell'oggetto. Quindi è un modo diverso di ragionare. Noi veniamo educati a stare dalla parte del consumatore e abbiamo pronto cassa un sistema contabile che è il prezzo che è il prezzo molto semplice, molto comodo, con cui possiamo confrontare qualsiasi cosa. Però qualche volta veramente ci, ci viene da dire, ma caspita, come può costare così poco questo oggetto? Ripeto, la domanda è... Intelligente. L'esempio più classico è quello del petrolio, no? Abbiamo una bottiglia di petrolio e una bottiglia d'acqua. Immaginate la bottiglia di petrolio. La bottiglia di petrolio ha richiesto che una serie di persone altamente qualificate, degli ingegneri, facessero delle prospezioni minerarie in posti sicuramente disagevoli su cui lavorare. Fino a che non hanno trovato qualche cosa, hanno chiamato un sacco di tecnici, un sacco di apparecchiature, hanno scavato un pozzo a profondo chilometri, hanno estratto il petrolio, l'hanno messo in contenitori, è stato trasportato a una raffineria sulla costa, da lì è stato messo sulle petroliere, è arrivato in Italia, sono stati pagati i dazi doganali e questa bottiglia di petrolio costa 20 centesimi al litro. L'acqua di contro, so di eh, che sto per fare una sovrasemplificazione, ma è tanto per capirci: l'acqua di contro andate a scorzè. Fonte della San Benedetto, mettete, chiudete, portate in negozio e vendete. Però se andate a comprare una bottiglia d'acqua qui fuori la pagate un euro? Com'è possibile che ci sia questa, questo scollamento fra. Il valore che noi attribuiamo a qualcosa da un punto di vista e il valore che attribuiamo a questo qualche cosa da un altro punto di vista. Ora eh, cerchiamo di capire che cosa, eh, che cosa succede. Noi abbiamo un input a sinistra, che eh, sono materie prime, diciamo materie prime nel senso più generale del termine, un output a destra, e in mezzo succede qualcosa che dà luogo al prodotto o al servizio o al comparto, quello che volete. Ora, questo qualcosa richiede il contributo di risorse, risorse che tipicamente assumono di volta in volta l'aspetto di energia, materia, lavoro, danaro, informazione. Questo schema può essere applicato ad esempio se volete farvi una casetta di legno, prendete il legname, avete bisogno di attrezzi, avete bisogno di informazione, perché dovete sapere come usarli, sapere cosa volete, sapere come farlo. Però può essere applicato anche a sistemi completamente differenti. Questa è un'università l'MIT, che prende dei teenager e li trasforma in laureati. Per far questo ha bisogno delle stesse cose, energia, materia, informazione, combustibili. C'è ancora. Bene, tutte queste cose però sono quantificate con eh, unità di misura diverse e ci insegnano fin da piccolini che non possiamo sommare pere con mele. Quindi, per trovare il costo a monte di qualche cosa, ci troviamo in difficoltà perché dobbiamo contabilizzare delle cose che sono completamente diverse, alcune misurate in euro, alcune misurate in megabyte, alcune misurate in kilowattora. Bene, la scienza ha per nostra fortuna prodotto un sistema eh, per fare questa contabilizzazione, gli scienziati non sono solo eh, dei signori vestiti con dei camici bianchi che guardano dentro lo curare di microscopi. L'analisi sistemica ha individuato una quantità che si chiama energia, con la M, la quale consente di contabilizzare riportando tutte queste quantità la stessa unità di misura. Che qui ho indicato con la sigla SEJ, che sta per Solar Equivalent Energy. Non voglio parlare di energia. Mi interessa solo sapere eh, mi interessa solo che voi sappiate che questa cosa esiste, che questa cosa esiste, e che ci permette virtualmente di calcolare quanti SIJ sono serviti, o meglio, sono virtualmente contenuti in un barile di petrolio, piuttosto che in un'ora di lavoro, in una bottiglia d'acqua, in una tigre. Pensate a quanta informazione è stata necessaria per produrre la tigre. Informazione che è immagazzinata adesso nel suo DNA. È possibile contabilizzarla? È possibile. È possibile. Qual è eh, la cosa che, di cui voglio parlarvi oggi nel momento in cui riuscirò a estrarla dal taschino? È eh, la contabilizzazione del costo di questa pallottola. Questo è un proiettile di un fucile d'assalto. Che sia una K-47, un Kalashnikov o un M16 dell'esercito americano, è assolutamente indifferente, cambia veramente poco. Questa è una pallottola e eh, l'idea di provare a calcolare qual è il costo dell'investimento che ha dovuto essere compiuto per creare questa pallottola, eh, ci è venuta con, eh, eh, con il personale di emergency, l'associazione con cui eh, tra le altre cose collaboro, e a seguito di un episodio qualche mese fa è stata portata al, all'ospedale di Kabul, questo è l'ingresso dell'ospedale dell di emergency a Kabul in Afghanistan, una bambina, sette anni, ancora viva, ripeto ancora viva, che sarebbe morta eh, eh, di, lì, di, lì, di lì a poco. Questa è la radiografia della sua testa. Ora, eh, eh, pur trattandosi di persone che ne vedono di tutti i colori, il chirurgo che l'ha avuta eh, davanti dice che questa veramente ha fatto dire al personale di, di emergency, caspita, questo è veramente troppo, questo è veramente troppo. Ora l'idea che ci è venuta è proviamo a vedere quanto abbiamo investito come società insieme alla geobiosfera, ovvero sia insieme all'ambiente naturale, per creare questo proiettile e abbiamo cominciato a fare i conti. Questo è un proiettile tipico. Vedete è fatto sostanzialmente dalla pallottola, dalla cartuccia, l'esplosivo e l'innesco. L'innesco è un dischino di metallo che contiene delle sostanze chimiche che servono come detonante, ritardante, accelerante, comburente, eh, conservante e quant'altro e che vengono aggiunte per far funzionare bene il proiettile. La parte metallica è fatta da combinazioni di metalli diversi, dipende anche dalla, dalla tipologia di proiettile. L'esplosivo è nitrocellulosa, una cosa che potete fare anche in casa, con in più uh, uh, tutta una serie appunto di sostanze chimiche. L'innesco, il dischino di metallo, tipicamente è fatto da metalli più queste sostanze chimiche. Qui torniamo al discorso uh, che faceva Federico prima, no? Uh, tutte queste sostanze chimiche di cui io, francamente, non conosco nulla. Ma perché le, bandierine? perché le bandierine? Le bandierine sono i paesi produttori di queste sostanze chimiche e i paesi presso i quali le fabbriche di armi comprano queste sostanze chimiche che entrano in questo proiettile. Okay? Mm. Abbiamo Cina, Brasile, Messico, India, l'Unione Europea, gli Stati Uniti. Quindi anche senza la necessità reale di entrare nel merito del conto del conteggio, voi vedete che per produrre questo proiettile virtualmente l'intero mondo è coinvolto, l'intero mondo è coinvolto, ma non in senso metaforico, in senso fisico, in senso fisico, qui c'è l'innesco, in questo innesco ci sono cose che sono state prodotte in tutto il mondo, quindi estratte come minerale, raffinate, messe insieme, trasportate, assemblate e finite. Nel caso che vi ho mostrato prima, nella testa di una bambina. Di questo proiettile eh, ne vengono prodotti un sacco, costa 20 centesimi, curiosamente proprio quanto una, una bottiglia da un litro di petrolio. 20 centesimi, lo potete comprare in Internet, se in Italia fosse consentito detenerlo, voi fate un ordine via web, tre scatole, sei euro, e arrivano a casa. 20 centesimi l'uno. E ne vengono prodotti 15 miliardi l'anno. 15 miliardi l'anno non. Ovviamente tutti di un proiettile di questo tipo, in generale dei proiettili delle cosiddette small arms, cioè le, le piccole armi. No? 15 miliardi l'anno significa 500 al secondo. Quelle sono 500. Quelle sono 500. Ora, le leggi di mercato ci dicono che se nel mercato vengono introdotte 500 oggetti al secondo, vuol dire che vengono consumati 500 oggetti al secondo. E quindi vedete che un'analisi, anche senza, ripeto, la necessità di quantificarla immediatamente, ma solo dicendola qualitativa, comincia a far sì che voi vi poniate delle domande. Che voi vi poniate delle domande. Di fatto, questo è il, uh, uh, uno schema tipico dell'analisi uh, uh, energetica di qualche cosa. Ora, io non entro nei dettagli, volevo solo mostrarvi uh, cosa vuol dire. Definire un diagramma che comprende i flussi che concorrono alla produzione di qualche cosa. Può essere una pallottola, può essere un servizio, può essere l'economia di un'intera nazione. L'hanno fatto curiosamente per l'economia della Cina. E vedete, dall'alto arrivano i flussi. Tra i flussi c'è quello di lavoro e di servizio, c'è un contributo ambientale, c'è un flusso di danaro a destra che consente all'intero apparato di portare questa pallottola dalla testa dell'ingegnere che l'ha progettata al mercato. E da questa alla testa della bambina. Da testa a testa. L'idea dell'ingegnere arriva alla testa della bambina. Quindi, anche se qui si vede forse un po' male, in alto a sinistra avete i giacimenti minerari e tutto l'immenso e altamente tecnologico lavoro che viene fatto per l'estrazione dei minerali, che come abbiamo visto vengono da tutto il mondo e quindi hanno una necessità di trasporto, vengono trasportati via nave, via camion, via treno, eccetera, eccetera, viene usato del territorio. Quindi c'è un contributo ambientale come minimo nella misura, contributo a monte intendo, come minimo nella misura in cui per farsi una fabbrica di pallottole devo utilizzare del territorio. È quello che eh, poi rientra in quello che si chiama ecological footprint, impronta ecologica, no? il territorio che uso per fare le, 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 le mie attività. Oltre a questo chiaramente c'è bisogno poi di materie prime di altro tipo, acqua. Tanta acqua, qualsiasi fabbrica utilizza molta acqua, elettricità, energia, combustibili, e una fabbrica che sintetizza le sostanze chimiche che deve usare. Tutto questo entra nella fabbrica vera e propria, c'è del lavoro, vedete, ci sono gli operai, ci sono i quadri dirigenti, ci sono i manager. E c'è l'ingegnere, quello in alto a destra, è quello che saluta, vedete? L'ingegnere che virtualmente ha immaginato questo tipo... Di pallottola. C'è una spesa per l'ingegnere? Certo che c'è. Perché? Perché in un'università pubblica come in Italia noi abbiamo pagato per educarlo, noi abbiamo pagato per istruirlo. Quindi, da un punto di vista sociale, c'è un costo a monte che, tra le altre cose, include anche l'ingegnere che poi uh, ha avviato, diciamo così, virtualmente tutto il. Uh, Tutta la catena di, 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 di processi. Poi all'interno della fabbrica ci saranno macchinari, ci sarà un alto forno per la fusione, ci saranno delle stampatrici, eh, ci saranno i materiali per ufficio, un fax, telefoni, ci sarà la segreteria, ci saranno eh, eh, i servizi per pulire, ci sarà la mensa. Quindi ruota attorno a questo chiaramente un, un, un apparato di cui tutto virtualmente va tenuto conto per capire quanto costa dal punto di vista eh, che abbiamo visto prima il, il proiettile e a valle di questo chiaramente poi ci deve essere una costruzione di un consenso politico che passa attraverso ovviamente ai mezzi di comunicazione di massa e eh, da ultimo chiaramente tutta una serie di trasmissioni di valuta che coinvolge uh, uh, currency diverse perché coinvolge paesi diversi per fare in modo di arrivare alla fine a questa fotografia, questa radiografia. Ora uh, 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 qual è il messaggio? Se di messaggio si può parlare. È evidente che questa immagine è inaccettabile. Sotto tutti i punti di vista, da qualsiasi lato voi la guardiate, non è accettabile questa immagine, non è accettabile. Bene, quello che io vorrei eh, 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 in assoluta modestia suggerirvi è proprio di cominciare a ragionare, a chiedervi, non sulla base dello user-side perspective cioè della prospettiva dell'utente, ma provare quando vedete un pezzo di realtà attorno a voi di cui non capite bene cosa sta sotto, provare a mettervi dall'altra parte. Ora io non vi ho dato poi il risultato numerico di quanti SIJ costa la pallottola, ma non è, non è rilevante, perché il messaggio eh, non è quello di una risposta che io voglio darvi, vi dico semplicemente che ponendoci... La domanda con cui è partito il mio talk, spesso, spesso riusciamo a cominciare a costruire anche una risposta.